museo di Capodimonte resta senza direttore, rischia di tornare ai livelli di 10 anni fa, un danno enorme per la Campania. Decisione incauta dettata dal ministro alla cultura Sangiuliano, che pur di non riconfermare l'ottimo direttore Bélanger, ha preferito il politicizzato Heike Dieter Schmidt. Politicizzato ed evidentemente per nulla interessato a dirigere il prestigioso museo napoletano, a tal punto che, a 2 mesi dalla sua nomina, si è messo in aspettativa per candidarsi come sindaco di Firenze nelle liste di Fratelli d'Italia. In questo caos, il museo ed il parco di Capodimonte rimarranno a lungo privi di direzione e ciò comporterà incalcolabili danni sia sul piano culturale che su quello turistico. Traballa vistosamente l'impalcatura del campo largo e i rapporti tra PD e 5 Stelle risentono della reciproca diffidenza, specie dopo i disastrosi tira e molla a suon di ricatti per individuare il candidato delle prossime elezioni in Basilicata. Ecco allora che il leader pentastellato Giuseppe Conte viene a Napoli per accarezzare l'elettorato campano, con la promessa di istituire una forma di reddito di cittadinanza regionale. Ma per rendere concreta questa proposta occorre l'aiuto del presidente De Luca. E così, in poche mosse, Conte rivede le sue posizioni e si apre al presidente della regione con questa richiesta. Ho visto che ha dichiarato di non voler chiudere la porta a questo provvedimento. Per favore, appoggi la nostra proposta. Gioco delle tre carte a Palazzo Chigi. Mentre la Meloni rassicura di voler procedere speditamente con la firma sui patti di coesione, anche nelle regioni del sud, il ministro Fitto impugna davanti al Consiglio di Stato il provvedimento del TAR Campania, che lo obbliga a firmare il patto con De Luca entro il 4 aprile, pena il commissariamento. Prevenendo il gioco scorretto del governo, il presidente De Luca convoca 100 sindaci e li avvisa. Se non c'è certezza, occorre una iniziativa di lotta dura. Se avete voglia di combattere, sto davanti a voi. Pubblicate un cartellone grande in ogni municipio con l'elenco dei progetti bloccati dal governo. Non mandate altre carte inutili al ministero che diventano un pretesto per allungare i tempi. Il sospetto del presidente campano è che a Roma vogliano barattare lo sblocco dei fondi in cambio di contropartita. Marisa Laurito, passionaria dei diritti del mondo dell'arte e della cultura, si è messa alla testa di un corteo di protesta contro il regionalismo differenziato che dividerà l'Italia tra regioni povere e ricche. Al corteo, che si è mosso da Piazza Garibaldi, hanno preso parte Giuseppe Conte per i 5 Stelle, il vicepresidente campano Fulvio Bonavitacolo per la regione, il deputato Marco Sarracino in rappresentanza della segretaria PD Elly Schlein, i rappresentanti di Alleanza Verdi-Sinistra e di sigle sindacali e civiche e diversi sindaci dell'entroterra campano, oltre a comitati provenienti dalla Puglia e dalla Calabria. Molti volti noti: l'ex presidente della Camera Fico, il parlamentare Francesco Emilio Borrelli, gli ex sindaci De Magistris e Bassolino, Alex Zanotelli. Infine, giunti in piazza Municipio, l'amara sorpresa. Non c'era il sindaco Manfredi ad accoglierli, che ha preferito mantenersi defilato dalle proteste del sud contro il governo.